Buongiorno, oggi vi propongo un piatto veramente velocissimo da preparare anche all'ultimo minuto, confortante, gustoso, salutare, insomma, mi piace e mi fa bene. E mettete all'interno di un boccale delle noci, utilizzato le noci pecan, vanno benissimo anche le noci normali, mettete mezzo spicchio di aglio privato del germoglio, un cucchiaio di erba cipollina tritata, un cucchiaio di succo di limone, un pizzico di sale marino integrale e dell'acqua. Trovate tutte le dosi nella grafica in fondo al video e sul mio blog insieme al procedimento. Poi potete aggiungere un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, che se non avete potete naturalmente sostituire con un pizzico magari di noce moscata e un pizzico di scorza di limone e frullate finemente il tutto. Lasciate riposare, nel frattempo si cuocerà la vostra pasta. Io ho utilizzato, ecco, accorcio sempre i passaggi facendo bollire nel bollitore l'acqua. Quindi metto la pasta all'interno di una pentola, aggiungo un pizzico di sale marino grosso. Poi vado a mettere l'acqua bollente e faccio cuocere. Mi raccomando, la pasta al dente. Questa è pasta, tra l'altro, senza glutine, di quinoa e mais, quindi tende a scuocere anche in un batter di ciglio. Bene, poi vado a scolare la pasta, la trasferisco in una ciotola, condisco con la mia salsa deliziosa. Ah, non vi ho detto che sta benissimo in questa ricetta il pepe. Io non ho aggiunto l'olio, che vado ad aggiungere solamente alla fine, insomma, nell'impiattamento. Ecco qua, vado a trasferire la mia pasta nei piatti, poi aggiungo eventualmente qualche noce che mi ero tenuta da parte. In questo caso ho rincarato anche la dose, insomma, con un altro po' di salsa. E quindi aggiungo qualche noce anche per guarnire, insomma, per dare questa nota di croccantezza che secondo me sta molto bene. E una bella spolverata di erba cipollina o anche prezzemolo fresco se ce l'avete, perché no? Del pepe, una macinata di pepe fresco e un goccio di olio. Beh, non c'è che dire, siete d'accordo con me che questa è una ricetta che mi piace e mi fa bene? Io sì. E se vi è piaciuta, fatemelo sapere e mettete un like a questo video. Ciao, alla prossima ricetta!